Si tratta di un piccolo libro che riguarda un'esperienza di vita, un libro che mi ha aiutato ad affrontare un momento particolare, abbastanza difficile della vita. Poi c'è stato un momento in cui ho avuto la presunzione che la cosa potesse interessare ad altri, che poi è una presunzione fino a un certo punto, perché comunque conosco molti fumatori, molti bevitori, conosco le difficoltà del rapporto con questi due temi, il fumo e l'alcol. Non conosco mangiatori di carne della mia caratura, nel senso che continuo a pensare, a sperare che il tema possa non aver interessato solo me. Ripeto, io l'ho utilizzato come un aiuto. Perché chi non è stato un fumatore o un bevitore, chi non ha avuto certi vizi, tende a sottovalutare la difficoltà che si ha nel tentativo, anche solo nel tentativo di separarsene. Poi, diciamo, la mia esperienza è stata quella di chi ha provato a separarsene, se ne stava quasi separando e poi ha deciso di non separarsene. E tutto qui, quindi non so a chi potrà interessare alla fine questo libricino. A mia moglie no, ha deciso di non leggerlo, pensando che io avessi raccontato i fatti miei in modo un po' troppo spudorato. Poi qualcuno recentemente ha provato a convincerla, a leggere, non so se ci è riuscito, ma insomma si vedrà. E comunque io intanto sono grato ovviamente a chi ha avuto la voglia di venire. Il libro è molto bello, diciamo, un libro di cui io raccomanderei la lettura anche a chi è molto parsimonioso, diciamo, come me. Io sono un grande ipocondriaco e quindi non mangio e non bevo molto, diciamo, semplicemente per paura dei malanni. Ed è divertente perché mette, innanzitutto è di difficile lettura, perché non ascoltarsi il battito cardiaco, non credere di avere un attacco di tachicardia parossistica, eccetera, leggendolo è difficile per chi è propenso ad ascoltarsi, eccetera. Quindi è un libro che posta innanzitutto un certo coraggio dell'autore a ripercorrere tutti gli elementi. Poi è bello perché lui affronta questo tema della moderazione, sostanzialmente è un libro oraziano, cioè il vero tema del libro è la moderazione, che occorre una misura nelle cose. Soltanto che questo tema, che è un tema antico, insomma, che viene dalla filosofia popolare cinico-greca, cinico-stoica, cioè il tema della metriotes, dello stare in mezzo, della medietas, quindi né troppo né troppo poco, veniva sviluppato come argine al vizio, cioè la misura è la misura nel vizio, naturalmente. Invece il libro di De Crema sviluppa il tema in termini di misura nella virtù. Cioè dare lo sviluppo da un altro punto di vista, dare un argine alla virtù. Non si può essere troppo virtuosi, non si può rinunciare a troppe cose. Occorre una misura anche in questo per poter sopravvivere. E questo è il primo approccio originale, perché in realtà non è un libro sulla malattia, ma sul breve episodio, diciamo, di malanno che lo ha attraversato, ma sulle cose, sulla difficoltà di separarsi da alcune cose che appartengono, da alcune abitudini che appartengono alla vita precedente. Quindi è un libro sulla permanenza di sé, perché questo, diciamo, per me è stata anche un'utile lezione di vita. Si può restare vivi per molti anni rinunciando a parti importanti di sé, che in questo caso sono la dieta carnea, il fumo, l'alcol, forse qualcosa Pierangelo ha taciuto di altri, insomma, di altri vizi, non è così che puoi elencare tutti. Una cosa diciamo, rinunciare a queste cose. Ognuno ha delle cose a cui è profondamente legato, e la sopravvivenza senza quelle cose è una perdita di storia, diciamo, della propria storia personale.
Il libro ha una parte tecnica che somiglia molto ai legal, cioè come i legal hanno una parte tecnica di tipo giudiziario, il libro ha una parte tecnica di tipo sanitario, anche questa è molto divertente. Spiega quello l'origine della parola alter, che io non conoscevo, cioè è il nome dello scienziato che ha brevettato. Ed è un tentativo chiaramente per tutti i malati di contenere l'ansia, cioè studiare la storia delle parole, tradurre il trauma sanitario in una avventura linguistica, diciamo, in un dato di conoscenza. Va anche detto che è un bel libro sostanzialmente su questa nuova forma di ordine, su questo nuovo tipo di ordine penitenziale che attraversa le nostre città da alcuni anni e che le medievalizza, che è quello dei medici, che hanno sostituito il vecchio penitenziagite, cioè una forma di medievalizzazione, cioè un culto della salute che è quasi peccaminoso, che è inelegante, che è volgare. Il primo dei 101 racconti zen di un autore di cui non mi ricordo mai, ma siamo in una libreria, lo rintracceranno facilmente, comincia con la storia di una signora molto anziana che mangia fegato e si mantiene nel mondo mangiando, si mantiene in vita mangiando fegato. Con quei pezzi di fegato si potrebbe tenere insieme un intero alveare, dice l'autore. Ecco, esiste un'etica del nutrimento, un'etica del mantenimento di sé, della tutela di sé, insomma, in cui io credo molto, che non deve andare oltre certi confini, anche se il libro non affronta questi temi. Non affronta questi temi. La prima parte è un racconto anche abbastanza animato e divertente, è davvero divertente, della malattia, dell'incursione della malattia nella vita di un uomo gaudente e sano. La seconda parte del libro invece diventa molto più forte, perché è anche molto più impegnativa, perché ha a che fare col tema della definizione di sé, su come veniamo definiti. Ecco, noi siamo abituati a credere che ci si autodefinisca, cioè in realtà sono gli altri, nella nostra definizione interviene sempre lo sguardo altrui, cioè come diceva Sartre è l'antisemita che fa l'ebreo. In parte è l'antisemita che fa l'ebreo, quindi è lo sguardo del medico che fa l'eccesso, è lo sguardo del medico, è lo sguardo biasimevole del chierico che, in senso insomma, tradizionale, che fa il peccatore. Diventa una cosa molto più complicata. Quindi non è un'autobiografia, ma un'autobiologia, cioè una storia del proprio corpo e del proprio corpo come teatro dell'identità, dell'uso del corpo come teatro dell'identità. Il tema, alcuni passaggi, diciamo. Il tema della metriotes, della medietà, è citato esplicitamente con riferimento oraziano all'immediostat virtus più volte nel romanzo. Ora, è curioso, no, il riferimento a Orazio, perché Orazio è stato, perché è associato al culto del vino, è stato un grande consumatore di vino, però anche un grande teorico dell'equilibrio nel consumo del vino. Molte odi oraziane non sono soltanto un invito a bere, ma un invito a bere con moderazione. Molte odi oraziane. Questo perché i conviti organizzati alle sue radici storiche nello stile simposiale dell'antica Roma, perché i conviti organizzati dalle confraternite spesso terminavano in risse, pugnaci, insomma, per strada, con vittime e via dicendo. L'esempio classico è la nozza e la lite tra i Lapiti e i Centauri alle nozze di Pirito e Podamia, cioè insomma in cui sostanzialmente i centauri ebri tentano di fare una cosa, insomma, che nei matrimoni solo Ceausescu, anziché lo si dica, abbia tentato di fare, cioè di rapire la sposa. E quindi ne nasce una colluttazione. Quindi c'è un limite all'uso del berry, quindi il riferimento oraziano è molto appropriato. Però sempre in Orazio c'è il tema dulce furere, che a volte è bello perdere la testa, a volte è bello, insomma, perdere i sensi nell'ubriachezza. E c'è tutto un filone del pensiero antico, passa per filone d'Alessandria, cioè il pensiero anche greco-giudaico,
sull'elogio della ubriachezza come momento di profonda verità dell'uomo. Questo è un elemento però che non c'è nel libro di Pierangelo, che è un libro soprattutto sul piacere del bere e del mangiare. Poi il libro ha una deviazione sulla difesa della dieta carnivora. Quello è un altro argomento, diciamo più ideologico, che secondo me appartiene meno alla vicenda del libro. Uno dei passaggi a pagina 82 che dice di più è questo: siamo così sicuri che una vita più lunga sia di per sé un risultato gradito, una vita più lunga, come sicuramente da crema avrà, sia di per sé un risultato gradito, un dato tangibile, palpabile, e non qualcosa di destinato per sua natura a sgusciarci via tra le mani. O l'infinito o nulla, verrebbe da dichiarare estremizzando, e non per affermare in modo categorico che un'esistenza eterna sarebbe sempre e comunque un dono inestimabile, ma che questo sì farebbe la sola vera differenza. Cioè, barattare la rinuncia a una storia, alla propria storia, una parte di sé, per qualche anno in più di vita, questo insomma, ecco, è anche probabilmente... è l'esca con cui si viene indotti alla moderazione, Poi c'è il tema della dissonanza cognitiva, cioè so che mi fa male, ma lo faccio lo stesso, citando video, un passo della Medea. Complessivamente però è un libro anche, quindi è un libro sulla misura, sull'essere misurati nella cura di sé. Mi ammalo, ma questo non deve cambiarmi, non deve trasformarmi in un'altra persona, insomma, come a molti è capitato di diventare. Questo mi ammalo, ma devo essere in grado di restare me stesso dentro la malattia. E questa è una frontiera, ad esempio, che nella medicina è poco coltivata, se non da medici particolarmente illuminati e particolarmente intelligenti. Cioè non si può passare da 100 a 0, ma forse muoversi intorno a 50 è probabilmente la strada più ragionevole. E da questo punto di vista direi anche che è un libro, cioè oraziano, nel senso che costruire una morale mondana, una morale in cui dialoga col mondo, in cui l'autore dialoga col mondo, insomma, no? Una morale mondana, cioè non è una morale ascetica quella che viene fuori, perché la cura esita spesso, il disciplinare della cura esita spesso in una morale ascetica, invece quella che ne viene fuori non è una morale, è una morale mondana, dialogante col resto del mondo, che fa appunto del libro un libro oraziano, uno dei tanti tratti insomma di orazianità che poi si addicono tanto a Pierangelo. A proposito poi di alcune decisioni che si prendono in età avanzate, cosa che capisco perché insomma io sono di pochi anni più giovane, insomma, ecco, ma provecta etate, insomma, a Roma si diventava consoli a quell'età, quindi va bene. Siamo arretrati. C'è una poesia molto bella di Giovanni Giudice che mi faceva venire in mente il tuo libro, che è dedicata a questi temi. Cioè Giovanni Giudice, che insomma, è stato il più grande poeta finché è stato vivo, il più grande poeta italiano, della metà del Novecento, andato in pensione dal suo lavoro presso le case editrici, fa una cosa che non si fa mai in età avanzata, cioè cambia casa, e scrive una raccolta di versi che si intitola Casa Estrema, cioè l'ultima, cioè, perché è difficile per gli anziani cambiare, per chi ha una certa cambiare casa, insomma è difficile perché ci sono abitudini. E scrive questa poesia a un suo cugino che gli aveva detto: ma Giovanni, ma perché cambi casa hai 70 anni? Che si intitola Quanto spera di campare Giovanni. Mettere su una casa alla sua età, quanto spera di campare Giovanni, ti sei domandato, e io che non ho osato replicare alcunché, nemmeno tra me e me, sui due piedi, per quanto approssimato, tentando un calcolo, ma una di queste notti, uno di quei momenti a mezza via dal sonno che il pensiero osa sfidare, si aggrappa per sparire il corpo in un effimero altrimenti. Una di queste notti mi è giunta una tardiva risposta. Incominciare è il nostro unico modo di esserci, dunque ho amato l'inizio e la voglia di essere accolto nei bei luoghi diversi invidiati nell'aldilqua del gelido cristallo. Ad ogni scoperta, tu sai, sto saltando, ride e fa festa, l'infante rassicurato, passo a passo muovendo a suo adempiersi, si distrugge così nel costruire l'animale adulto che mai più ricomincia. Si distrugge così
nel costruire l'animale adulto che mai più ricomincia. Io invento questo inizio al mio finire. Ora, di fatto è una nuova vita comunque quella in cui è entrato l'autore del libro, è il racconto di una nuova vita, perché insomma c'è stata una misura, c'è stata una l'idea di una moderazione che prima mancava. È una nuova vita che però è un modo di non sfinirsi nella costruzione delle cose, è un ricominciamento che ringiovanisce. E infine c'è poi il tema delle abitudini, che è fondamentale. Anche questo è un libro molto decadente, è impregnato di cultura decadente, anche se gli autori del decadentismo non sono citati, ma c'è una poesia di Cardarelli che tutti voi ricorderete, Alla morte, che non cito perché non voglio, che si conclude Prendimi come l'ultima delle mie abitudini, insomma, ecco, che è esattamente quello che tutti vorremmo, morire nell'abitudine della morte e non morire nell'abitudine della vita, insomma. Va bene, e questo è un assaggio, poi direi altre cose dopo, però il libro è molto bello, davvero, è anche emozionante da leggere. Grazie, grazie Raffaele. Grazie.